Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego perché mi illumini attraverso questa meditazione per farmi conoscere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 24 e 25, 19 e 23 maggio 1899. Questa mattina mi sentivo un timore che non fosse Gesù, ma il demonio che mi volesse illudere. Gesù è venuto e vedendomi con questo timore mi ha detto: l'umiltà è la sicurezza dei favori celesti. L'umiltà veste l'anima di una sicurezza tale in modo che le astuzie del nemico non vi penetrano dentro. L'umiltà mette in salvo tutte le grazie celesti, tanto che dove vedo l'umiltà abbondantemente faccio scorrere qualunque specie di favori celesti. Perciò non vorrei disturbarti per questo, ma con occhio semplice guarda sempre nel tuo interno se sei investita della bella umiltà e di tutto il resto non curarti di niente. Poi mi ha fatto vedere molte persone religiose, tra questi i sacerdoti, anche di santa vita, ma per quanto buoni fossero, non vi era in loro quello spirito di semplicità nel credere alle tante grazie e ai tanti diversi modi che il Signore tiene con le anime. Gesù mi ha detto: io mi comunico sia agli umili che ai semplici, perché subito danno credenza alle mie grazie e le tengono in gran conto.
sebbene siano ignoranti e poveri. Ma con questi altri che tu vedi, io sono molto restio, perché il primo passo che avvicina l'anima a me è la credenza. Onde avviene di questi tali che con tutta la loro scienza e dottrina ed anche santità non provano mai un raggio di luce celeste, cioè camminano per la via naturale e mai giungono a toccare neppure un tantino ciò che è soprannaturale. Eccoti pure la causa per cui nel corso della mia vita mortale non ci fu neppure un dotto, un sacerdote, un potente nel mio seguito, ma tutti ignoranti e di bassa condizione, perché più umili e semplici e anche più facili a fare dei grandi sacrifici per me. Questa mattina il mio adorabile Gesù voleva giocare un poco. Veniva, faceva vedere che mi voleva sentire, ma mentre mi metteva a dire, come un lampo mi scompariva dinanzi. Oddio, che pena! Mentre il mio cuore nuotava in questa pena amarissima della lontananza di Gesù ed ero ancora quasi un po' inquieta, Gesù è ritornato di nuovo dicendomi: "Che c'è? Che c'è? Più quieta, più calma, di, che vuoi?" E nell'atto di dire è scomparso. Ho fatto quanto ho potuto per quietarmi, ma che? Dopo qualche tempo il mio cuore è tornato pur a non sapersi dar pace senza del suo unico e solo conforto e forse più di prima. Gesù, ritornando di nuovo, mi ha detto: "Figlia mia, la dolcezza ha virtù di far cambiare la natura alle cose. Sa ben convertire in dolce l'amaro. Perciò più dolce, più dolce." Ma però senza darmi tempo di dire una sola parola, e così ho passato questa mattina. Dopo ciò mi sono sentito fuori di me stessa insieme con Gesù. Ci stavano molte persone. Chi ambiva la ricchezza, chi l'onore, chi la gloria e chi fin la santità e tante altre cose, ma non per Dio, sebbene per essere tenute per qualche granché dalle creature. Gesù, rivolto a loro, tentennando la testa, ha loro detto: "Stolti che siete, che vi state lavorando la rete come per imbrigliarvi." Poi, rivolto a me, mi ha detto: "Figlia mia, perciò mi raccomando, il distacco, la prima cosa che tanto raccomando è il distacco da tutte le cose ed anche da loro stesse. E quando l'anima si è distaccata da tutto, non ha bisogno di farsi forza per stare lontano da tutte le cose della terra che da se stesse le vanno intorno, ma vedendosi non curate, anzi disprezzate, dandole un addio, si licenziano per non darle più molestie." Sono molto 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 belle e profonde queste due meditazioni che parlano dell'umiltà e della semplicità, la prima, e della dolcezza, ma più ancora del distacco vero, la seconda, entrambe disposizioni fondamentalissime nel cammino della divina volontà in particolare e della santità in generale. Il contesto della prima meditazione è Luisa che sente, percepisce, cosa molto comune nelle anime mistiche, il sospetto che sia il demonio a volerla illudere. Questo pensiero, che certamente va poi combattuto nel caso di grazie autentiche, però di per sé, ovviamente se non assecondato, perché se poi un'anima che ha questi doni ci crede e quindi cade nel laccio del demonio, perché il demonio vuole stornarla da queste cose soprannaturali che il Signore le dona, non certo soltanto per se stessa, ma perché possa fare molto del bene alla Chiesa, al mondo, servire i suoi disegni, eccetera, no? Però il pensiero, quindi il fatto che un'anima proceda guardinga e timorosa, che quindi che non dica: "Ah, mi stanno succedendo queste cose, vengono tutte dal cielo con sicurezza e quasi spavalderia", è evidente che è un segno buono di per sé.
ripeto, purché non giunga a farsi persuasione del falso, insomma, no? E non divenga poi sottomessa all'autorità e al giudizio del direttore spirituale. Ecco perché queste anime non possono non essere seguite. In qualche meditazione precedente ho parlato, ho fatto un cenno alla direzione spirituale dicendo che appunto la presenza di queste cose è uno dei casi che rende indispensabile la presenza del padre spirituale, e ad esso e al suo giudizio l'anima deve essere sottomessa. Quindi certamente può andare a dire al padre, dice: padre, ma non è che mi sto ingannando, che viene tutto dal demonio. Il padre spirituale dice: no, stai tranquilla, viene dal cielo, e stop, finito, no? Qui in questo caso è Gesù che fa questo ufficio. Però Gesù dice: l'umiltà è la sicurezza dei fori celesti, cioè pensare che ci si potrebbe ingannare è proprio di un'anima umile. Perché che cosa significa l'anima? Dice: io mi vedo così piccola, mi vedo così indegna, mi vedo così povero, povera, ma siamo sicuri che sia veramente il Signore, a me che sono nulla, che non me le merito queste cose, a darmele. Questo pensiero di per sé stesso è un pensiero buono, perché è un pensiero umile. È la stessa cosa, no? Che ebbe la Divina Maria all'Annunciazione, quindi quando i Vangeli parlano del cosiddetto turbamento di Maria, che poi turbamento in senso stretto non fu, cioè la Madonna non è che fu turbata in quel senso di cui ne parla Gesù, ricordate, no? Quando Gesù ha detto il turbamento è cosa in cui io mai ci sono, no? Il turbamento in senso non buono. Quello che sentì la Madonna alle parole dell'angelo, dell'arcangelo Gabriele, fu che si sprofondò nel suo nulla. Cioè, sentendosi dire: ti saluto pieno di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu turbata, dicono i Vangeli, no? Si domandava che senso avesse un tale saluto. Cioè, dobbiamo immaginare la Madonna che certamente sapeva di volere un pochino di bene, un pochino tanto, no? A nostro Signore, cercava di sforzarsi di piacergli in tutto, ma non pensiamo che la Madonna si sentisse, non sapeva di essere immacolata, per esempio, non pensava neanche lontanamente di essere la creatura eletta per essere la madre del Figlio di Dio, perché se avesse pensato di queste due cose non lo sarebbe stata. Quindi noi non possiamo pensare di essere nulla e nessuno, anzi, dobbiamo stare nel nostro nulla. È il Signore, eventualmente, che poi ti dice: tu sei stato creato per questo. E qui Luisa, insomma, le avrebbe ricevute grosse, insomma, le rivelazioni. Insomma, essere la prima a entrare nel regno della Divina Volontà, dopo Gesù e la Madonna, e dopo tutta la storia, salvo i loro genitori, nessuno sapeva cosa fosse questa cosa, insomma. Certe cose che le ha detto Gesù, insomma, sono abbastanza grosse, sono. E queste cose grosse non possono essere dette ad un'anima che non sia profondamente radicata nel proprio nulla. Il nulla autentico, quindi questo, l'umiltà è una virtù piccola, e siccome l'umiltà porta a stare, come dire, nascosti, è nascosta, cioè si esercita, io amo sempre dire questo qui, non davanti agli uomini, come tutte le altre virtù, ma davanti a Dio. Cioè è davanti a Dio che l'anima si umilia, e anche quando riceve una grazia ordinaria, non so, ascolta una bella predica, conosce una persona che l'aiuta nel cammino interiore, legge un bel libro, viene a conoscenza, non lo so, di un tesoro, io non so, sono innumerevoli le grazie che ho ricevuto dal Signore sotto questo punto di vista, ho conosciuto scritti, figure, personaggi, santi, mistici, veramente che hanno allietato la mia esistenza, insomma, mi hanno veramente commosso, fatto conoscere tante cose, no? Noi quando succedono queste cose dobbiamo andare davanti al Signore. Come disse poi la Madonna in un altro contesto di esercizio, non la Madonna, la sua cugina Santa Elisabetta, che dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ma cosa ho fatto io per meritarmi questo bene, insomma, no? E questo è molto gradito, non solo che è molto gradito al Signore, ma è la salvaguardia, cioè
cioè, che è quello che ci rende interiormente sereni, che forse non ci stiamo illudendo, ed anche ciò che mette in salvo, dice Gesù, le grazie celesti, anzi, che le fa scorrere abbondantemente. Per cui San Pietro, chi usando un'espressione del Vecchio Testamento, dice: Dio resiste ai superbi, ma fa grazie agli umili. Umili, e poi aggiunge Gesù, semplice, qui fa una bella tirata d'orecchie, ecco, neanche troppo velata. A me e ai miei colleghi. Mi ha fatto vedere persone religiose e tra questi sacerdoti anche di santa vita. Ma per quanto buoni fossero, non vi era quello spirito di semplicità nel credere alle tante grazie e dai tanti diversi modi che il Signore tiene con le anime. Quindi ci sono persone che camminano per la via naturale e persone che camminano per la via soprannaturale. Ora, il soprannaturale non è solo il soprannaturale straordinario. Ecco, vi invito a leggere, chi non lo conoscesse, il Castello Interiore di Santa Teresa, dove Santa Teresa, prima di parlare delle grazie mistiche, parla di tante grazie ordinarie, accessibili di per sé a tutti, e il Signore le fa a tutti, che sono le grazie che si ottengono ad avere una vita ordinaria di orazione. Quindi si ottengono con la meditazione, si ottengono con l'adorazione eucaristica, si ottengono partecipando devotamente alla Santa Messa, si ottengono con il rosario, eccetera. Quindi sono quelle esperienze, ecco, i diletti interiori, le consolazioni sensibili, l'esperienza molto bella dell'orazione di raccoglimento, e alcune esperienze di lacrime, d'accordo? Lacrime di amore, lacrime di dolore per i propri peccati, lacrime sui peccati del mondo, lacrime sulla passione di Gesù, sui dolori della Madonna, oppure semplicemente lacrime di struggimento che si vedono nei confronti di Gesù e di Maria. Queste sono cose soprannaturali, non sono cose naturali. Però io penso che ci venga in mente, no, l'immagine di alcune persone che sono, per carità, moralmente integre, tutte di un pezzo, non sono dei grandi peccatori, eccetera, eccetera, però sono molto, come dire, molto pieni di sé, della propria cultura, anche religiosa, d'accordo? E non sono semplici nel senso che non si abbandonano facilmente a credere all'azione di Dio, perché l'azione di Dio è sempre un pochino misteriosa. Allora, certamente l'anima semplice non è l'anima credulona, ecco, quella che crede qualunque cosa anche strana, ecco, che adesso poi specialmente in giro anche sul web ci sta di tutto e di più. No, l'anima semplice non è l'anima credulona, perché comunque c'è un discernimento da fare sia sulle grazie ordinarie, sia ancora di più su quelle straordinarie, no? Però un conto è essere sempre prudenti e non credere alla prima cosa che capita, ma essere aperti con uno spirito semplice nella coscienza, dei tanti, dice Gesù, e diversi modi che il Signore tiene con le anime. Noi non possiamo incanalare nostro Signore nei nostri schemi mentali e dire, per esempio, questa cosa Dio non potrebbe farla con questa anima, non potrebbe dargli questi doni per questo, 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 questo e questo. È quantomai necessario essere estremamente cauti con queste affermazioni, nella coscienza che Dio, questo lo scrive il grande San Tommaso, rimane fondamentalmente per noi fino a quando siamo in questo mondo, anzitutto uno sconosciuto. Dobbiamo dircelo a noi stessi. San Tommaso, l'ho detto in tantissime prediche, io rimasi
molto colpito quando lessi questa cosa nella Somma Teologia. Insomma, San Tommaso era uno che di nostro Signore ne sapeva un granché, eh? Cioè, se non ci fosse San Tommaso, noi non avremmo neanche la più pallida idea di cosa sta, per esempio, dentro l'Eucaristia. Che se uno conosce San Tommaso, almeno un'idea ce l'ha, e anche un'idea abbastanza precisa, per quanto è possibile, insomma, mente umana, eh? Ma senza di quello, quindi, cioè, insomma, che San Tommaso non conoscesse il Signore, cioè, dire, insomma, è una astrusità, non dottore della Chiesa. Eppure, non solo un dottore, è uno dei più grandi geni che sia mai esistito nel corso della storia, insomma, no? Quindi, bisogna farsi tanto di cappello, umiliarsi. Lui umilmente confessava di sapere tutta la Bibbia a memoria ai suoi tempi. Umilmente confessava di non aver mai letto nessun'opera di carattere filosofico o teologico, cioè, vi assicuro, insomma, che ai suoi tempi c'erano certi scritti tipo Avicenna, tipo Averroè, tipo Maimonide, insomma, che cioè, si spacca il cervello a leggere quelle cose lì. Anche una persona molto molto intelligente fa una fatica enorme a stargli dietro, non capisce subito alla prima lettura, deve rileggere le cose. Lui dice candidamente: non mi è mai successo di conoscere o di leggere nessun tipo di scritto che non abbia capito subito tutta la prima lettura. Cioè, quindi, ma di che cosa stiamo parlando, no? Quindi questi sono fari, d'accordo? Eppure lui scriveva: la massima conoscenza di Dio che possiamo avere in questo mondo è sapere che per quante cose possiamo dire, pensare o conoscere di lui, tutto ciò è nulla in confronto a ciò che egli è. Capite? Allora, anche per accogliere il dono della divina volontà, immaginate quante obiezioni che potrebbe porre un'anima complicata. E mo dopo 2000 anni a fa sta cosa qui, e ma questa è una povera ignora, ma che so ste cose strane, Gesù ha questi modi, i baci, le cose, anche nell'ora della passione, bacio questo, bacio quell'altro. Cioè, immaginate se uno volesse, con le proprie complicazioni, ecco, perché le anime semplici, mentali, cominciare a sciorinare questioni, ne avrebbe quante ne vuole, ne avrebbe, d'accordo? Ne avrebbe quante ne vuole. Il nostro Signore, cosa fa quando gli dona un'anima così? Non gliele dà le grazie, non le vuoi, perché ci sono tante cose che sfuggono alla nostra comprensione in questo mondo, d'accordo? E non possiamo, ripeto, ingabbiare. Dio non si lascia ingabbiare nei nostri schemi, perché poi Dio fa quello che vuole, d'accordo? E semplicemente chi è prigioniero di una mentalità contorta o complicata, non è che ferma le opere di Dio, carità, se ne chiama fuori, ecco, come Gesù stesso dice, non giungono a toccare neppure per un tantino ciò che è soprannaturale. Poi dice: rifletti, nella mia vita mortale non ci fu neppure un dotto, un sacerdote, un potente nel mio seguito. Per quei pochi che ci furono, fu dopo che lui era morto, perché Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che erano membri dell'elite sacerdotale e religiosa dell'epoca, si sono fatti avanti dopo che Gesù è morto. Prima, come sappiamo dal Vangelo di San Giovanni, erano discepoli di Gesù di nascosto. Perché di nascosto? E andiamo alla seconda parte della meditazione. Perché erano santi uomini. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo erano due santi uomini. Non aderirono alla decisione del Sinedrio di uccidere Gesù, d'accordo? Per esempio, tra le tante altre cose. Ma erano dei santi uomini alla farisea, cioè la santità a quei tempi, oggi è un po' meno così, forse in qualche ambiente è rimasto qualcosa, ma oggi sai, oggi se uno si mette in testa di diventare santo, viene biasimato e deriso, a volte anche in casa propria, insomma, no? Quindi, che vogliamo fare? Sono i tempi cambiati, no? Ma un tempo non era così, perché la santità, specialmente in un contesto religioso come quello di Israele dell'Antico Testamento, io adesso non sono in grado di, non conosco le consuetudini ebraiche attuali, quindi non so se stanno ridotti anche loro come noi, no? Che di essere santi sembra quasi che è diventata una cosa di cui vergognarsi, che uno sta ancora appresso a queste cose, non è moderno e non è aperto al mondo, no? Se vuole essere troppo santo. Ecco, non so se anche loro stanno messi così, ma a quei tempi c'era una grande stima della santità, grandissima
quando Gesù dice che quelli amano passeggiare, farsi chiamare maestri, rabbì, eccetera, eccetera, no? Quindi vuol dire che vedevi un uomo di Dio, un rabbino, uno scriba, un fariseo, uno di quelli insomma che erano impegnati, tensione alta verso la santità, almeno sulla carta, a mappa, no? Ecco, probabilmente, da quello che possiamo capire dai Vangeli, senza voler giudicare, da questi due santi uomini, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo facevano parte di questa cerchia. Quindi ho visto molte persone che ambivano la ricchezza, chi l'onore, chi la gloria, chi fin la santità e tante altre cose, ma non per Dio, sebbene per essere tenute per qualche granché dalle creature. Ecco, oggi io quello che posso certamente dire è che bisogna fare molta attenzione, questo vale specialmente al femminile, più al femminile che al maschile, di non cadere, diciamo così, nell'illusione nota in letteratura ascetica di tendere ad una santità falsa, perché cercata non per amore di Dio, ma per farsi belli davanti agli uomini, in particolare davanti al confessore o al padre spirituale. Questa io dico da sacerdote con una certa esperienza alle spalle, che è una cosa su cui bisogna sempre esaminarsi, perché si perdono anche tutti i frutti della santità. Stolti che siete, che vi state lavorando la rete come imbrigliarvi. Mi spiego bene, anche questo è un fatto del cuore. Per esempio, al direttore spirituale alcune cose vanno dette, anche cose positive, cioè le cose che in qualche modo, se le dicessi in giro, non devo farlo, perché mostrerebbero, paleserebbero, come dire, quantomeno un cammino verso la santità, se non una santità ancora conclamata, che in questo mondo bisogna essere sempre molto cauti, che fino a quando siamo qui possiamo essere tentati dal demonio e cadere. Però queste devono essere dette al padre spirituale, d'accordo? Quindi non è che non, però bisogna vedere perché tu le dici. Cioè, tu le dici perché il padre spirituale deve essere dotto di quello che accade dentro la tua anima, e quindi devi avere i criteri per dire bene, procedi, oppure fermati, oppure fai questo, oppure dici queste cose per farti santo, per farti bella davanti a lui, perché aumenti la sua stima di te, la sua considerazione, il suo santo, per carità, santo, sacerdotale, purissimo affetto, ma anche questo è cosa non gradita al Signore, perché noi dobbiamo bramare ed ambire solo l'amore, la considerazione e la stima e la gloria, dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, che viene da Dio, solo da Lui. Cioè, se io scelgo di farmi santo, non lo faccio perché il vescovo mi faccia diventare un signore, d'accordo, che tanto c'è divento, d'accordo, o perché sia stimato e riverito nel presbiterio, nel contesto, dove assolutamente è una cosa che si fa per amore del Signore e basta. E chiaramente di riflesso per il bene e per la salvezza delle anime. Basta però. Anche questo, come un'umiltà, è un fatto interiore. Noi dobbiamo sempre fare molta attenzione all'interiorità ed essere capaci di farci le domande profonde che ci portino dentro noi stessi, dove le balle non ce le possiamo raccontare, possiamo raccontarle a chi ci sta intorno e possiamo anche in parte raccontarcele a noi, a meno che non decidiamo di ascoltare bene la voce della nostra coscienza e del nostro cuore, che ce le rimprovererà queste cose, certamente senza alcun dubbio. La cosa che raccomanda il Signore distacco da tutte le cose ed anche da loro stesse. Quindi ci deve essere veramente una totale indifferenza. Un'indifferenza non vuol dire freddezza, cioè gli uomini e le donne di Dio hanno una carità, una dolcezza, come Gesù qui evidenzia, un'affabilità, una cordialità immensa, quindi amano, sono vicine, sono partecipi, sono prossime alle sofferenze dell'altro, ma vivono sempre tutto questo con distacco, cioè io mi avvicino all'altro per amore di Dio e perché quella è un'anima creata da Dio e che Dio ama, d'accordo? Non perché
per farmi notare o per in qualche modo, ecco, mi sono avvicinato, quindi sono stato buono con te, quindi tu cerca di essere buono con me, eh? Quindi questo non è svangelo, questo qui. Il distacco anche da loro stesse, che significa da loro stesse? Da loro stesse significa che non mi interessa più la mia grandezza, il mio onore, le mie ricchezze, la gloria umana. Zero. Voi prendete gloria gli uni dagli altri, dice Gesù ai farisei nel Vangelo di San Giovanni, non cercate la gloria che viene da Dio solo. L'onore. Che tutti parlino bene di te, che tu sia ben considerato e ben stimato. Questo è del tutto accidentale. Certamente noi non dobbiamo mai, per carità, dicono i maestri di spirito, la salvaguardia della buona fama è un dovere da parte di tutti, degli uomini di Dio in particolare, ma non a costo che per come dire, timore del giudizio degli uomini o per paura di essere, come dire, disonorato in qualche modo, io faccia, non so, qualche sconto sulla santità, o per esempio per un ministro di Dio sulla predicazione. Allora, se dico questa cosa, anche se la dico con tanta carità e tanta dolcezza, poi penseranno male di me, poi diranno questo di me, poi si rigidiranno, allora questo è meglio che non lo dico. Eh no. Possono darsi delle circostanze in cui forse non è il momento di dire una cosa troppo forte, perché in quel momento non è opportuno, quindi bisogna trovare l'occasione, il momento opportuno. Queste sono tutte quante cose che la carità pastorale fa comprendere al cuore di un pastore secondo il cuore di Dio. Ma non, per esempio, tacere per paura del giudizio degli uomini. Mai questo qui. Questo non si può e non si deve fare in nessuna circostanza. E questo vale in tutte le cose. Quindi senza distacco da tutte le creature, tutte, tutte, comprese le più sacre. Quindi se per seguire bene i divini voleri devo, come dire, non fare troppo contenti papà e mamma, magari frustrando le idee, i progetti che loro avrebbero su di me, il loro desiderio che hanno di tenermi sempre sotto controllo, oppure vicino, semplicemente vicino a loro. Pazienza, d'accordo? Questa è certamente una cosa che si farà con dolore, che si offrirà al Signore, la si farà cercando comunque di consolare i nostri genitori, di star loro vicino, insomma, però non posso, se facessi un passo indietro sulle vie dei divini voleri, vorrebbe dire che la considerazione, l'amore che ho per i genitori, l'attaccamento che ho verso di loro, supera il mio amore verso Dio, e questo non può essere. Ecco, quindi. Vedete come anche tutte queste cose, quindi l'umiltà, la bassa considerazione di sé, la semplicità, l'alta considerazione di Dio e la coscienza della nostra piccolezza e davanti a Lui e l'incomprensibilità dei Suoi disegni e il distacco da tutte quante le creature, vedete, formano questo tessuto fondamentalissimo. Ripeto, non solo per poter entrare nel regno della Divina Volontà, ma anche per tendere ad una autentica santità. Abbiamo volato per qualche istante, Dina Maria, anche nell'oceano, nell'abisso sterminato della tua umiltà. Inutile parlare del tuo distacco, distaccata anche da Gesù e pronta a rinunciare a lui, addirittura quando le esigenze della divina volontà così stabilivano. Piena di dolcezza e di carità. Semplicissima. Con te Dio veramente ha sfoderato tutte quante le sue, nessuno di noi può immaginarsi che succedeva dentro la tua anima e quello che ti ha fatto conoscere il nostro Signore sapendo che in te non c'era nessun ostacolo, con te aveva carta bianca, mai avrebbe detto un'anima come te, ma cosa fai, Signore mio, questa cosa non la capisco, quindi lascia perdere. Ecco. Aiutaci ad avere queste tue stesse disposizioni per poter non ammettere nessun tipo di barriera a tutto il molto bene che certamente il Signore vuole farci, e
e dinanzi a cui soltanto la nostra malata umanità può essere di ostacolo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.